Buonasera a tutti, eccoci alla nuova puntata delle nostre recensioni albergo. Oggi siamo a Milano, in corso Buenos Aires, da quelle parti, e apriamo questo breve documento mostrandovi la cosa un po' più affascinante di questo albergo, che è appunto in zona Rorito. Quindi queste luci che variano per tutto l'Iride e anche di più. Tra un blu, viola, rosso, insomma, molto affascinanti, davvero molto rilassanti anche, direi. Detto ciò, accendiamo allora la luce e vediamo però cosa ci offre in concreto questo bagno. E quindi possiamo vedere che l'illuminazione è sicuramente adeguata, le dotazioni di cortesia sono sicuramente all'altezza, quindi in particolare abbiamo, diciamo, vabbè, la solita spugna scarpe, poi il shampoo e bath foam, saponette e anche un simpatico dispenser di profumazione. C'è poi anche un phon classico, però non di quelli a tubo, quindi comodo perché così non si stacca quel tubo maledetto e quindi non si va a infilare ovunque. C'è poi la vasca che ovviamente può essere convertita rapidamente, quindi in doccia se lo si desidera, riscaldamento a muro. Diciamo che i sanitari sono assolutamente puliti e nuovi, di quelli sospesi, ma sospeso basso, un po' profondo, però beh, dai, diciamo che l'unica difficoltà potrebbe essere non poter fare la pipì o altro con la porta aperta, essendo solo in camera. Uno avrebbe anche questo desiderio, però vabbè, non è un grosso problema chiudere. C'è poi il telefono, quindi se vi doveste, boh, forse sentire male, oppure volete fare una telefonata, si può usare quella affare là. Prima o poi la farò, giusto per togliermi uno sfizio. Ora, per quanto riguarda il resto della stanza, devo dire che sicuramente di per sé il giudizio è positivo. Un appunto che posso magari fare, mi sembra che questa moquette risulta un po' inadeguata rispetto al resto, cioè nel senso, io personalmente la toglierei e rimodernerei, diciamo, il pavimento, ecco. Dopodiché, una cosa molto interessante, molto divertente, particolare, ecco, è questo simpatico display nel quale noi possiamo vedere possiamo accedere a tutta una serie di informazioni, quindi relative al turismo, quindi cosa vedere a Milano, come la galleria. Adesso magari non è proprio l'ideale, diciamo, questo tipo di inquadratura. E poi, soprattutto, la cosa interessante è che vi riconosce, cioè vi saluta, vi dice buonasera signor Ricche Croc, salutami a Sorate, insomma, non lo so. Poi, vabbè, c'è l'ora mondo, chi non vorrebbe sapere che ora è in questo momento a New York? Però, quindi, se a Roma sono le 19:40, dovete fare più 6 per avere l'ora di Tokyo. Interessante, poi, è il meteo, quindi domani ci saranno 13 gradi e una minima di 10, quindi tutto sommato per Milano, insomma, è quasi una buona temperatura, direi. Poi cos'altro c'è? Eventi, ma non c'è la sega, come possiamo vedere. C'è un setup, ma sarà tipo un codice di sblocco che non conoscerò mai, ma nemmeno mi interessa. Ristorante bar e niente, comunque, interessante, dai. Vediamo poi al resto della stanza, quindi una scrivania con classica, diciamo mobilio in generale classico, possiamo dire anche con spalliera, come si dice, imbottita. Mobili, dicevo, senza né gloria né demerito. Due cuscini, nel caso in cui si volesse, insomma, aggiungere dei cuscini a quelli già esistenti in cellofanati, quindi dà un'idea comunque di igiene, e le grucce non rubabili, che sono di quelle, insomma, che non ci hanno l'affare sopra, ecco. E poi, vabbè, ci sono delle solite pantofole di cortesia, che ovviamente prenderò perché un mandello marrone mi manca, vendio dei bianchi, dei fucsia e di altri colori, quindi questi qua non ce l'ho, quindi mi sembra giusto, proprio un cadeau, diciamo, che l'albergo ci tiene, che il cliente porti via. E niente, il letto, insomma, anch'esso mi sembra sicuramente adeguato al caso, quindi di un viaggiatore singolo come sono io, viaggiatore per lavoro, quindi ancora più triste da questo punto di vista.
una, diciamo, un due piazze scarse, una piazza e mezzo, due piazze, frigo bar, ben dotato, con una buona, diciamo, dotazione, anche se totalmente vietato per polizia aziendale prendersi la roba, quindi la guardiamo, giusto per, però. Ah, certo, però c'è una Coca-Cola che risale a Euro 2012, quindi insomma, magari non la berrei, detto così sui dei piedi. Nessuno avrà mai osato, probabilmente, per varie policy aziendali o cos'è. Televisore adeguato, un Samsung a schermo piatto, e poi la cosa sicuramente interessante è la vista, che nel mio caso è su Viale Buenos Aires, invece per le altre stanze è su Via Spallanzani, che di fatto è una parallela, insomma, comunque. E quindi potete vedere, ci salutiamo quindi con una vista di hotel, cioè di Corso Buenos Aires a quest'ora, con tutto, diciamo, il traffico. Piove, quindi magari non c'è molta gente, però sempre affascinante. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti, buonasera.